Shaolin shadow boxing. And the Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me? On guard. I'll let you try my Wu-Tang style. Nuovo anno, stessa storia. Ubisoft annuncia il nuovo Assassin's Creed Valhalla. In conferenza mostrano una semplice rivisitazione della saga. Si scatenano le polemiche sulla poca originalità del prodotto. Il tema principale delle lamentele è sempre lo stesso. È un more of the same. Ma cosa significa questo concetto nel mondo videoludico? In linea generale ci si riferisce teoricamente al riciclo di meccaniche, idee e strutture di gioco in modo talmente sistematico da divenire indigeste per i giocatori. Nella realtà, questa specifica categoria valutativa viene utilizzata in modo alternato, a seconda dello sviluppatore coinvolto e della positività con il quale il brand in questione è identificato dalle minoranze rumorose del web. In modo fluido, il concetto di More of the Same si può infatti facilmente trasformare in fedeltà all'identità della serie, a seconda del gioco in esame. La saga di Assassin's Creed, in tal senso, dimostra l'assoluta fluidità di questa categoria. Nell'arco di pochi anni, il discorso dominante sulla serie è passato da «è sempre uguale» in relazione al trittico Black Flag, Unity e Syndicate, al «ha tradito l'identità della serie» nel percorso avviato da Origins e continuato da Odyssey, per poi riassestarsi sul nuovo «è sempre uguale» all'annuncio di Valhalla. Ovviamente le persone che sostenevano la prima posizione sono probabilmente diverse da quelle che invece apprezzavano il corso tradizionale della saga, mentre coloro che hanno criticato i cambiamenti radicali di Origins sono quasi sicuramente quelli che amavano i capitoli passati. Ciò ci suggerisce, come detto prima, che le lamentele che emergono sui social nascano da quella che si definisce minoranza rumorosa, ossia un gruppo di persone che, seppur minoritarie in un calcolo puramente matematico, riescono a far sentire il loro messaggio grazie a un lavoro mediatico o politico specifico. Alcuni erano silenti quando le cose gli andavano bene, mentre si sono fatti sentire solo quando l'azienda ha deciso di puntare sulle altre parti del pubblico, anche a seguito del successo di formule diverse, The Witcher 3 in primis. A conferma del fatto che si tratti di varie minoranze che si alternano, abbiamo i numeri di vendita, che ci dicono che il numero di copie al lancio di ogni capitolo della saga degli assassini è andato aumentando in modo progressivo per tutta l'attuale generazione di console. Nel caso specifico di Ubisoft, il More of the Same è diventato, per la minoranza rumorosa, non solo la descrizione più calzante dei suoi brand, ma dell'intero agire aziendale. La formula Ubisoft, con la quale si intende la struttura tipica dei loro giochi quasi sempre sandbox e stracolmi di attività superflue, è uno dei drammi ricorrenti del settore, sia critico che di consumo. In tal senso, a volte le valutazioni sulla qualità dei sandbox si modellano persino sulla capacità degli sviluppatori di allontanarsi o di ristrutturare questi schemi. Si pensi all'apprezzamento delle torri di Breath of the Wild, che ribaltano lo stile di quelle di Assassin's Creed, o al focus sul combattimento di Horizon Zero Dawn, che mortifica la pochezza di quello della saga Ubisoft. In molti ritengono ironico che Far Cry 3, titolo che ha rilanciato la saga Ubisoft dopo Far Cry 2, contenesse una frase che avrebbe poi caratterizzato l'approccio alla serie da parte dell'azienda francese. Follia è fare, rifare la stessa cazzo di cosa. Ancora e poi ancora. Sperando che qualcosa cambi. Questa è follia. Questa frase, pronunciata dal cattivo del terzo capitolo della saga, viene vista spesso nei commenti sui social per descrivere la follia di Ubisoft nel riproporre sempre la stessa cosa, sperando che cambi. Ma come abbiamo visto prima, dubito fortemente che a Guillemot interessi cambiare. I numeri, unica lingua parlata dal mercato, gli dicono di continuare così. Cosa accadrà dunque con Valhalla? Come verrà recepito? È evidente che le differenze meramente ludiche con i capitoli recenti siano limitate, sebbene non assenti. Questo significa che verrà tacciato anche dopo il lancio di More of the Same? O sarà invece molto diverso, innescando il tradimento della serie? Al di là di tutto, appare evidente che ognuna delle due fazioni agli estremi tra il tradizionalismo e il cambiamento come principio sono in realtà facenti parte di un unico grande schieramento, quello del consumo.
Entrambe le categorie valutative, infatti, si limitano a considerarne dei parametri che sono più tipici di un prodotto industriale che di un'opera creativa. Il cambiamento rispetto alla tradizione, visto non in funzione del messaggio ma come qualcosa di necessario in quanto tale, è uno dei grandi mantra della nostra contemporaneità, figlia della retorica della Silicon Valley su un futuro tecnologico sempre in divenire, ma che non si premura mai di dirci cosa effettivamente sarà questo fantomatico futuro. Non importa perché avvengano cambiamento o innovazione, devono avvenire e basta. La stessa Ubisoft, nel raccontare il suo prossimo Watch Dogs Legion, parla della meccanica del gioca con chiunque in quanto pura innovazione, senza sprecare troppe parole nel spiegare perché tale novità aggiunga qualcosa di rilevante al panorama videoludico. È anche normale che sia così. Non è mica l'azienda a doverci dire perché qualcosa meriti la nostra attenzione, ma deve farlo la critica. Così come è la stessa critica a dover capire, spiegare e mostrare se vi è stato un tradimento del brand. Qui le cose si fanno più complesse, perché se la retorica dell'innovazione ha basi storiche solide ma si manifesta nella sua forma deviante solo negli ultimi anni, i processi di cancellazione dell'autore in favore dell'identità del brand vanno ormai avanti da decenni e rappresentano la base di ogni corso di comunicazione pubblicitaria e di marketing. L'azienda cerca di far fidelizzare fino alla totale identificazione il soggetto consumatore con l'oggetto narrato, facendoci dimenticare le persone coinvolte nella creazione dello stesso. È il processo per il quale riusciamo a mangiare il pomodoro del supermercato senza immediatamente pensare che lo ha raccolto uno schiavo nelle pianure della nostra stessa regione. Allo stesso modo, quando vediamo Assassin's Creed, vediamo Ezio e Desmond, non Patrice Désilets. È da qui che bisognerebbe davvero ripartire. Il tradimento del brand non esiste, perché il brand non esiste. Di volta in volta sono storie, narrazioni e flussi di significato che si rimodellano a seconda di chi ne ottiene il controllo, che sia il pubblicitario o lo sceneggiatore, il game director o il producer. La vera domanda critica da farsi, dunque, non riguarda il cosa fa Assassin's Creed Valhalla, ma il come cerca di fare qualcosa. Quando si possiedono oggetti culturali di tale portata come i videogiochi AAA, ossia ad altissimo budget di sviluppo e pubblicitario, portare cambiamenti o rimanere fedeli al brand non è un merito, ma un normale processo di adattamento alle leggi di mercato, che vengono seguite e comprese non dai designer, ma dagli analisti. Abbiamo venduto più del precedente? Rimaniamo fedeli. Abbiamo venduto di meno? Cambiamo, o imitando il top della categoria o cercando una novità. L'intera storia produttiva di Assassin's Creed segue in modo cristallino questa evoluzione. Quello che invece non segue, grazie alle miriadi di persone coinvolte nei suoi sviluppi, sono i temi e i concetti espressi dalle esperienze prodotte dalla saga. Dalla storia di Altair a quella di Connor, passando per Ezio e Bayek, infiniti insiemi di messaggi e valori si sono concatenati, a volte in netto conflitto tra loro, altre volte in fluida collaborazione. La cosa più assurda da un punto di vista critico è che molto spesso questa ingestibile quantità di significati si manifesta in titoli fortemente politicizzati, ma che raramente riescono a esprimere concetti efficaci, poiché smorzati da aggiunte produttive necessarie alle esigenze di mercato. Persino il recente The Last of Us 2, nonostante le sue indubbie qualità narrative ed espressive, ricorre a un numero inutile di ore e nemici da affrontare nel tentativo di esprimere il suo messaggio, finendo per annacquarlo. Ecco perché lo scontro dicotomico tra fedeltà alla tradizione e more of the same è inefficace per i consumatori e per la critica. Si focalizza sul valutare la distanza di un titolo dagli standard del settore, affibbiando di volta in volta un valore privo di effettivo significato a un gioco. Nel mentre nel tempo le aziende hanno perfezionato una vera e propria arte del non dire nulla, potendosi concentrare su cosa si fa piuttosto che sul cosa si dice, grazie a un pubblico impegnato a discutere di inutili fedeltà o tradimenti. Propongo dunque la nascita di una nuova categoria valutativa, il More of the Shame. In cosa consiste? È molto semplice. Dato che sappiamo che le scelte aziendali sono spesso diverse da quelle creative, si prenda innanzitutto l'obiettivo che gli sviluppatori annunciano in fase pubblicitaria. Nel caso di Assassin's Creed Valhalla, raccontare come i vichinghi non fossero solo bestie assetate di sangue, ma umani con una cultura complessa, che desideravano solo un nuovo posto dove vivere.
si guardi poi al gioco completo. Quanti compromessi sono stati fatti, che siano evidentemente figli delle esigenze del mercato contemporaneo che hanno intaccato il messaggio originale. Per esempio, dal video di presentazione appare già evidente che le uccisioni con teste mozzate e femori fratturati saranno una delle parti principali dell'esperienza ludica Valhalla. Questa caratteristica cambia il messaggio? Se sì, perché? In questo modo potremmo tornare a concentrarci su ciò che davvero dovrebbe interessare l'appassionato e il critico. Cosa significa la cosa che sto facendo? Ne gioveremmo tutti. Tranne forse le pagine social basate sui flame. Countering a strong attack will leave your enemy vulnerable.